Yugi a tutti duellanti, ben ritrovati in questo nuovo video on the road. A questo giro andiamo al Gamescom, alla ricerca ovviamente di rarità all'interno degli stand, ma sicuramente una merda e riuscirò a farmi truffare. Sì, i prezzi in fiera sono un pochino altini, però vabbè ragazzi, bisogna dare il massimo per tentare di tirare su le migliori cose possibili a un prezzo umano. Detto questo, andiamo! Ciao ragazzi, siamo al GameX e anche a questo giro proveremo a trovare delle rarità all'interno della fiera e non farsi scammare come l'altra volta, forse. Vabbè, adesso andiamo e capiamo se riusciamo a trovare qualcosa di carino da comprare per sbusticchiare o qualcosa per la collezione o anche qualche piccolo prodottino da investimento, come dicono i collezionisti di Pokémon. Ovviamente ragazzi, questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio dove potete acquistare tutto quello che potete trovare anche in fiera, ma a prezzi più contenuti. Quindi se volete supportarmi e avere un piccolo sconto, trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto. Stessa cosa ragazzi per Jumpstart, il miglior negozio per prodotto coreano e giapponese di Yugi e di One Piece. Quindi anche per quello referral link e codice sconto. Ah, non lo voglio dire troppo forte, ma se avete carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball e l'Orcane One Piece, link Instagram qua sotto, contattatemi, foto, che se ne parla, che vi tiro su tutto. Tocca amore, tocca. Vabbè, tocca. No, che bellini! Questo è incredibile, lo so. Questo vai lo sei considerando. No, dopo devo arrivare. Albumino vecchio. Ragazzi, attualmente sto controllando un po' di stand, ma ci trovo di poco nel mio paio di robe di Yugi che sono terribili. E qui c'è la ragazza mia che sta tentando di farmi comprare un peluche. È bruttissimo. È bruttissimo. Sto controllando. Questa povera roba qua. Questa è bella. Questo è Yok 7. Andiamo al prossimo, vediamo se troviamo qualcosa. Qua c'hanno pure Magic. Minchia, che belli. Che belli i pacchetti vintage di Pokémon. Incredibile, impossibile trovare carte di Yugi oggi. Così. Qualcosina di carino. Vediamo. Minchia, 7 euro. Mi sembra un po' un furto. Qua, beh. 140 euro, ma che cazzo? Cioè, gente si droga. No, basta, sono abbastanza deluso. I prezzi sono troppo alti. Cioè, c'è un surplus di un tipo 20-30 euro a carta. Anche no, 20-30 euro a carta no. Però 10 euro sì. Io andrò lì, andrò un attimo lì però prima. Allora, bellissima. Anche Pokémon ragazzi, c'ha della roba insane. Quella trap dashot è bellina, ma non ho tutti questi soldi. Schiacciare ho pagato un punto meno. Mi serve Metamorfosi da Cipin italiano, però qua non c'è. Minchia, che merda. Solo perché so gradato e me ne fate pagare una quintalata di soldi. Cristia, perché? No, non vale tutti quei soldi, ma vabbè, dettaglio. Aspetta di Yugi c'è ragazzi, aspetta capì i prezzi. No, è su Yugi che devi cacciare i soldi, non su Pokémon. Cioè, tieni con memoria che c'hai cacciato tutti. Un po' di roba di Edison ed è andata molto molto bene. Dopo ve lo farò vedere.
sono appena tornato da Gamescom e mi sono portato a casa, come sempre, un po' di roba. Diciamo che avete potuto vederlo dalle clip che ho mandato prima. E un po' di soldi sono partiti. Diciamo che nel complesso ho speso per le carte 75 euro, che non sono pochi. E per questa maglia, che andremo a vedere dopo, che probabilmente non potrò utilizzarla né a nessun evento di Yugi né su Twitch, altri 18. Non dovevo comprarla, diciamo così, però il mio amico mi ha detto non puoi non averla e io mi sono fatto travià e niente, mi sono fatto prestare i soldi da lui perché li avevo finiti, visto che i 5 euro che mi erano rimasti dovevano essere utilizzati per tipo il pedaggio, e quindi niente, è andata così. Detto questo, cuffie alla mano, perché ovviamente abbiamo anche Erenz. Ciao Erenz, visto che sei qua, saluta. Bella ragazzi, cappello, ho speso inutilmente altri soldi. No, più che altro su una carta che ho acquistato c'è una storia che riguarda anche lui, e quindi mettiamola così, sarà lui a raccontarvi la storia di un'incredibile fusione che ci accompagnerà, ha distrutto l'amicizia, nei prossimi mesi, ma vabbè. Partiamo. Allora, le carte sono 4, però diciamo sono belle costose. Io partirei da quella meno costosa, mettiamola così, dalla carta che ha distrutto un'amicizia, ovvero vai. Drago finale alternativo Occhi Blu in lingua italiana. Allora, premetto una cosa, ho acquistato tutte le carte dallo stesso stand, perché ci siamo messi un po' a chiacchierare, mi conosceva, seguiva i miei video, quindi mi ha fatto anche un buon prezzo. Infatti l'ho pagata 15 euro su, diciamo, 20 che ne valeva, mettiamola così, perché comunque primo prezzo ultimamente era 20 euro e avendone vendute altre a quella cifra ho detto ok. Però quando mi disse la cifra se ne uscì con una frase un po' particolare, ovvero ce ne stanno alcuni a 12, te la posso fare a 15. E io lì un attimo ho detto va bene, ok, convinto che a 12 fossero quelli inglesi, ho deciso di acquistarla. Il problema è che dopo aver acquistato sono andato a vedere sul market ed effettivamente ne erano comparsi 8 a 12 euro in lingua italiana. Quindi io, spaventato, un attimo ho detto Erenz, qua c'è un problema, compriamoli tutti. 4 lui, 4 io, e sono spariti. Poco dopo ne appaiono altri 2 a 6 euro, anche quelli fatti sparire perché Erenz li voleva. E buona. Il problema è che tutti dopo si sono accodati sui 15 euro. Ergo, questa non è più una carta da 20 euro, ma è una carta da 15. Ergo, siete delle teste di cazzo. No ragazzi, è una carta che stava a 20 euro, perché avete voluto farla scendere? A caso, totalmente a caso, non è annunciata nessuna reprint, niente. Esce modalità Erenz antipatico in arrivo, cattivone antagonista del mondo, perché aspetta, io ne ho 3, li metto a 15 euro così, li ho pagati così. Ma ragazzi, avete distrutto il mercato di una carta. Va bene, è andata così. Grazie ragazzi, grazie a tutti di aver deciso un giorno a caso, proprio il giorno della fiera in cui l'ho comprata, distruggiamo il valore, ma va bene. Raga, io vi ringrazio perché con questa ennesima cosa ho capito che non dovrò più seguire i consigli di cappello. Poi passiamo alla seconda carta, ovvero lui, mietitore dell'incubo, una rara ragazzi che sta a 20 euro. Diciamo che le condizioni sono buone, me lo poteva accollare e ho deciso di prenderla perché comunque avevo un amico a cui serviva e in più se non la vuole lui mi serve a me per GOT, visto che ho anche le meta, si butta nell'extra e siamo a posto. Anche questo mi ha fatto un buon prezzo, se non ricordo male sui 15 euro, forse era anche qualcosina meno, non ricordo, vabbè, nel senso ok, tanto non devo rivenderle. Per concludere, le ultime due carte, che di base le ho prese perché sì, diciamo sono un po' terrorizzato dalla possibile reprint in bonanza, però hey, come potevo dire di no a due grappolo di Amaryllis di Finice? Mettiamola così, sono tutte e due in prima edizione, una è LP, una dovrebbe essere good ma a me sembra excellent, quindi ok, e le ho pagate rispettivamente teoricamente una 30 e una 25 se non ricordo male, poi dal totale mi ha levato anche qualcosina perché 30-25 sono 55-65-70, diciamo che era 85 totale, perché forse me l'ha messo 10, non mi ricordo, e alla fine mi ha fatto 75, quindi buona, ringrazio il ragazzo per avermi fatto un prezzo più che onesto, soprattutto perché questo coso è sceso a caso, e quindi niente, queste me le sono portate a casa, adesso vediamo cosa farci, ero preso un attimo dal momento e quindi ho fatto acquisti poco lucidi. Esatto, perché deve farli fare anche a me sempre. Sì. Ricordiamo i Magi Spectre, grande storia anche quella. Però un buco di merda. Sorvoliamo anche sui Magi Spectre, non è colpa mia se alla fine Konami ha deciso di ristamparli. Bene, adesso andiamo all'ultimo prodotto che ho acquistato, che è una maglia un po' particolare, che non credo possa essere utilizzata su piattaforme come Twitch o a un evento Konami. E questa incredibile maglia è questa, ragazzi.
Diciamo che il mio amico era d'accordo con me, la mia fidanzata un po' meno, però nel senso alla fine me la sono portata a casa e siamo tutti contenti. Vediamo adesso cosa farci, perché sicuramente in video mi piacerebbe tirarla fuori. Capiamo un attimo, vediamo se qualche femminista si offende per questo, ma nel senso è un disegno, non esiste effettivamente, quindi buona. Diciamo che è meno erotica rispetto alle tipe su Twitch che fanno il bagno in piscina, adesso non vorrei dire, eh. Cioè, quelle sì, io con la maglietta disegnata della maga nera un po' particolare, no, non mi sembra molto corretto, ma vabbè, dettagli. Erens, la prossima volta te la prendo pure a te, se la trovo? Sì, sì, assolutamente, direi, più nuda però, grazie. Ok, facciamo, se ti ricordi bene ti avevo mandato il cuscino dell'ultima fiera, quella di Pescara, dove c'era la maga nera tutta nuda, e ecco, prendo quella. Sì, sì, direttamente. Me lo porta il YCS così almeno c'ho compagnia. Bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto nei commenti se ho fatto bene a comprare la maglia. Delle carte non me ne frega niente, però la maglia secondo me merita tanto. Detto questo, vi rinnovo l'invito a lasciare like, commentare, iscrivervi. Noi ragazzi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.